mister Marchi, dopo gara bellissimo, il Tonara ha vinto questa Coppa Italia, una partita con tanti colpi di scena, 4 gol per parte, poi l'epilogo ai rigori, è una lotteria, questa volta ha premiato il Tonara che l'anno scorso ci ha tentato e ci è riuscito quest'anno. Sì, vabbè, mi è stata un po' sofferta, penso che si è divertito tantissimo il pubblico e questo... è una cosa importante, nel senso che non è quelle finali, non sono quelle finali che poi alla fine voglio dire, non hanno senso. Abbiamo giocato un pochino tutte e due le squadre a viso aperto, ce la siamo giocata, poi ci hanno premiato i rigori, siamo stati un pochino, secondo me, poco attenti perché siamo passati per ben due volte con due gol di scarto, però il Lanusei è Lanusei, insomma, c'è poco. Normalmente chi fa la rimonta poi ci arriva i rigori con la testa migliore, però voi oggi avevate in porta un super Pili che ha fatto due parate decisive. Esatto, poi è uscito fuori il portiere, ecco. Quindi ognuno di noi ha dato un contributo importante e decisivo in quel momento. Ecco, le due squadre hanno dimostrato ciò che hanno fatto in campionato. Lanusei segna con tanta facilità ma ne subisce gol. Il Tonara è una squadra che non molla mai, nonostante sia stata rimontata per due volte, comunque ha sempre tenuto il campo, un po' di difficoltà alla fine per questioni fisiche, ma ci stava. Certo, no, poi Tonara, voglio dire, no, se facciamo due confronti non esiste neanche confronto. Si tratta semplicemente di una partita, una gara secca che noi abbiamo interpretato con la voglia di portare a casa anche il risultato. Ecco, una vittoria che immagino dedicate al paese, c'erano tante persone, si è vista la grande invasione. Sì, infatti, ma la mia battuta è stata appunto quello, con questo tifo, con questi tifosi, come non rientrare a casa con la coppa? Insomma, sarebbe stato da maleducati non portarla a casa. Questa è una battuta, certo. Lasciate un pochettino. Vai. Mister Marchi non è nuovo a queste imprese, col Fondi ce l'avete già riusciti, e appunto, qual è la vittoria che dà più soddisfazione? Sono tutte belle. No, come si dice, quella che dovrebbe arrivare, no? La battuta classica è quella che dovrebbe ancora... No, penso che sono tutte due importantissime. Quella del Samassi, con Samassi qua a Santa Giusta è stata un po' meno sofferta per alcuni aspetti. Questa sino alla fine, però sempre con due grandi squadre. Samassi totalmente abbiamo incontrato anche Falciani e Placentino che facevano parte di quel gruppo. Ecco, poi col Fondi avete giocato contro la Torres perché si fa la Supercoppa regionale, quest'anno incontrerete il Porto Corallo, un'altra squadra composta da bei giocatori. Sì, no, per noi, ripeto, una grande soddisfazione, sono cose che vanno al di là di quelle che erano le nostre aspettative. Grazie mister, complimenti per la vostra gara, per la vittoria, immagino siate appunto contenti, anche visto il bel campionato che avete fatto. Siamo grazie a voi, noi siamo lì, insomma, speriamo con la voglia di fare, con questo pubblico, di continuare insomma, a lavorare in questo modo, di portare avanti un po' di sport che ce ne parecchia necessità. Insomma, in questo periodo. Grazie mister, complimenti grazie ancora. A voi.